Romina Power e Loredana Lecciso in che rapporti sono oggi? La verità, Romina Power e Loredana Lecciso in che rapporti sono oggi? La verità sul loro rapporto viene a galla, ecco che cosa sappiamo. I rapporti fra Romina Power e Loredana Lecciso sono sempre stati difficili e hanno attirato spesso l'attenzione dei più curiosi. L'ex compagno di entrambe è abituato a rispondere a domande su di loro ed è sempre stato molto sincero, descrivendo con grande onestà i comportamenti delle due durante le relazioni. Il matrimonio con Albano Carrisi è stato molto diverso per le due donne dello spettacolo. La prima sposò il cantante pugliese nel 1970 e la loro storia d'amore intenerì i fan di tutto il mondo perché erano una coppia così particolare nella loro diversità, lui tradizionale e lei ribelle, proveniente da un'adolescenza turbolenta. Dalle nozze, fra gli anni 70 e 80, sono nati quattro figli, Jare, Cristelle e Romina Junior. Oggi sono adulti e lavorano nello stesso ambiente dei genitori, mentre Ilenia è nota per essere tristemente scomparsa a New Orleans nei primi anni 90. Dalla relazione con la showgirl dai lunghi capelli biondi l'artista originario di Cellino San Marco ha avuto altri due figli, Jasmine e Albano Junior. Entrambi i matrimoni si sono conclusi. Romina e Loredana Lecciso in che rapporti sono oggi? Novità. Il triangolo formato da Romina Power, Loredana Lecciso e Albano Carrisi fa ancora oggi molto scalpore, nonostante entrambe le storie d'amore si siano concluse con un triste divorzio. Dalla prima moglie l'interprete di Felicità si separò poco dopo la sparizione della primogenita, nel 1999, mentre dalla seconda nel 2005, durante la sua partecipazione all'Isola dei Famosi. I due si lasciarono praticamente in diretta TV, mentre lui era impegnato con il reality e lei si trovava in Italia. In un'intervista, l'ex concorrente del cantante mascherato ha rivelato che oggi si vede con le ex compagne solo per parlare di cose pratiche, argomenti relativi ai figli, alle rette da pagare e agli impegni lavorativi. Ha aggiunto che l'unica donna della sua vita rimane la madre Yolanda. Il rapporto fra i tre, quindi, sembra essere buono ma molto distaccato e freddo.